siamo tutti peccatori, ma Gesù Cristo è venuto a salvarci e ad offrirci il suo perdono, e tramite il suo perdono noi siamo giustificati. Lo dice la parola di Dio, ve lo voglio leggere. Nella lettera ai Romani l'Apostolo Paolo, che è stato anche a Siracusa, cari, nella Bibbia è scritto che Paolo Apostolo rimase alcuni giorni a Siracusa a predicare, perché in quell'epoca c'erano tanti falsi dei. Guardate i templi che hanno fatto: il tempio di Apollo, il tempio della Dea Diana, il tempio di Zeus, tutti falsi dei, idoli pagani. Ma Paolo Apostolo è venuto ad annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo, che può donarci la vera luce, può donarci la salvezza, cari, la pace, la benedizione, perché l'unico vero Dio si è rivelato per mezzo di Gesù Cristo. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è l'unico vero Dio. Vi vogliamo esortare, non pregate le statue, abbandonate gli idoli, cari, abbandonate le credenze fasulle, non pregare Santa Rita, non pregare Padre Pio, perché anche quelli sono diventati dei falsi dei. Loro sono stati uomini come noi, ma noi non dobbiamo farci degli idoli, delle statue, delle immagini. Questo lo dice la Bibbia, cari. Non dovete pregare gli uomini che hanno vissuto nel passato. Per esempio Pietro è stato un apostolo, ma era un uomo come noi, morì e lui è nell'aldilà, non ci può ascoltare. Io non posso pregare San Pietro o San Gennaro, come a Napoli, qui a Siracusa cosa pregano? C'è qualche idolo? Cosa c'è a Siracusa, fratelli? Ecco, la Madonnina delle Lacrime, cos'è questo? Cari, abbandonate gli idoli, l'unico che ci può ascoltare è Dio il Padre. Amen. Celeste, quando noi lo preghiamo nel nome di Gesù, alleluia, e allora lo Spirito Santo scende su di noi e vedrete la gloria di Dio. Cari, non credete alle falsità, agli idoli, alle favole. Basta pregare i vitelli d'oro, perché sapete, io vi devo dire queste cose, per molti questi oggetti, questi santi sono diventati degli idoli. Come vi dicevo, Pietro, Paolo sono stati dei servi di Dio come noi. Io vi do un esempio, per la grazia di Dio io sono un servo di Dio, ma se io muoio tu non ti puoi fare una mia statua. Non mi puoi pregare a me. Se io muoio, vado col Signore, non ti posso più ascoltare, perché fra il mondo dei vivi e coloro che sono già partiti da questa terra, sono morti, non c'è comunicazione, cari. Tu non puoi pregare San Pietro. San Pietro è morto. Se io muoio, tu non puoi pregare a me. Pietro faceva lo stesso che sto facendo anch'io oggi, per la gloria di Dio. Che cosa? Predicando il Vangelo di Gesù Cristo nelle piazze, nelle strade. Pietro predicava a Gerusalemme, nelle vie di Gerusalemme. Noi predichiamo nelle vie d'Italia. Noi non dobbiamo rivolgerci a questi uomini del passato. Loro sono stati santi, che vuol dire servi di Dio, come anche noi. Chiunque crede in Gesù è un santo agli occhi di Dio. Tutti. Perché lo Spirito Santo vive in noi, ed è per mezzo dello Spirito Santo che la nostra vita viene santificata da Dio. Dio ci purifica, Dio ci fa essere uomini al suo servizio. Questo vuol dire essere santi. Cari, il vero concetto di santo vuol dire una persona dedicata al servizio di Dio, non più nel peccato. Prima vivevamo nel peccato, vivevamo per soddisfare le nostre passioni, i nostri desideri carnali, ma vi posso dire, da quando Gesù Cristo
è arrivato nella nostra vita con la sua luce, con la sua parola. La nostra vita è stata trasformata e non viviamo più nel peccato, non seguiamo più la via larga, ma seguiamo la volontà del Signore. Questo vuol dire essere santi. Sapete cosa ha detto Gesù? Siate santi perché io sono santo. Dio lo dice nella parola. Ascolta uomo, siate santi perché io sono santo. I veri santi agli occhi di Dio sono i veri credenti che servono Dio, che camminano nella via del Signore. Per questo che voi non dovete pregare i santi del passato. Donna, non pregare i santi del passato. Smettila di pregare Santa Rita, San Pasquale, San Pietro, Santa Teresa e tutti i santi. No, noi dobbiamo pregare Dio il Padre. Questo ci ha insegnato Gesù. Alleluia. Volete credere alla menzogna o alla verità? Oggi dovete scegliere, cari. Dovete scegliere fra il vero Dio e le menzogne. Non si può servire due dei, non si può. O serviamo il vero Dio o siamo lontani da Lui. Cari, scegliete oggi a chi volete servire. Il vero Dio oppure gli dei fasulli che vi hanno inculcato i vostri genitori. Chi volete servire? Cari, io ve lo devo dire perché vi amo nell'amore del Signore. Vi devo dire la verità. Seguite Gesù Cristo e non seguite più il Vaticano. Il Vaticano è pieno di vitelli d'oro, statue, idoli, santi di qua, santi di là, madonne di qua, madonne di là, madonne che piangono, madonne che ridono. Queste cose non vengono da Dio. Io devo dire la verità nel nome del Signore, anche se mi vogliono tagliare la testa come Giovanni Battista, ma il Signore ci darà la forza di resistere e di gridare la verità. Seguite la verità che è solo Gesù Cristo. Abbandonate gli idoli del Vaticano e seguite il Signore. Amen, alleluia. Signore, benedici i cuori che hanno ascoltato questa mattina. Signore, noi abbiamo predicato la tua parola che hai messo nei nostri cuori così com'è, pura e schietta. È il Vangelo di Gesù Cristo, l'unica fonte di salvezza. Amen. Signore, illumina i cuori che hanno ascoltato la tua parola. Benedici le persone che con un cuore umile hanno ascoltato. Padre, e perdona coloro che ancora sono ribelli, Signore, che ancora non vogliono accettare la verità. Perdonali perché non sanno quello che essi fanno. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Vogliamo fare un altro